Ciao Fiorellina, ciao Fiorellina, è la seconda volta perché mi ha detto che si era bloccata la memory card, non lo so, ho detto la fotocamera. E come avete visto, mi sono comprata una cosa carina, mi sono comprata delle cose. Da dirvi cosa mi sono comprata, vi voglio far vedere, vi voglio parlare un pochetto. Ci sono delle persone, quando io mi compro le cose, oppure quando mi sono comprata estivale, inverno, o quando mi compro qualsiasi cosa di nuovo, ci sono sempre una persona, una o due, che mi si leva. Ma io dico, quell'altro youtuber che voi non vi levate quando si comprano le cose, anzi, vi scrivete di più perché per vedere cose nuove che si compreranno. Perché? Che differenza c'è tra me e loro? Ora ci farò pure un video che dirò delle cose che avevo fatto un post e non ho fatto più questo video. Ho fatto i vestiti di Shein, vi avevo fatto vedere che mi ero comprate le scarpe di cinese, però io le scarpe cinese non la posso mettere, queste infatti andranno alla Caritas. Lo speriamo si scarica batteria, se no finito. Queste qui andranno alla Caritas. Certe scarpe invece le ho regalate a Rachele, quelle le avevo comprate su Shein, queste le ho comprate a cinese. L'ho pagata 15,90 euro, però a me quando io me le metto sembra che qua sotto c'è un chiodo e poi mi si gonfia le caviglie e niente, non me le posso mettere. Quando mi sono fatta stivare mi ha detto una scritta: ma perché non ti vai al mercato e ti ricompri due con la stessa cifra? No, non posso andarci perché io ho problemi di piedi. Io vi dico le cose mie, però non potete giudicare dove io vado a comprare le cose. Io vi dico solamente dove li compro e il mio problema. Basta, finisce lì. Sono andata a comprare le scarpe su Scarpa Più, che lì si trovano, sia che costano tanto sia costano poco, dipende quello che gli dici quanto entri. Io gli dico che voglio le scarpe morbide, comode e che non costano proprio tanto. Io ero andata lì per pagare 50 euro a scarpa. Invece loro mi hanno detto, quando una cliente entra e mi dice che non vuole spendere tanto, gli faccio vedere le scarpe che non si spende tanto. Io ho detto, noi facciamo così, i clienti dobbiamo accontentare. Allora, poi mi sono comprata un paio di scarpe per la comunione, che ce l'ho a giugno, e a luglio c'ho il matrimonio. E io mi metto da parte i soldi e rimetto dal libretto. Oggi mi sono caricata la posta pay con quei soldi per comprarmi le scarpe e mi sono caricata 60 euro, perché pensavo che un paio di scarpe avrei pagato 60 euro, per il problema di piedi che ho io e non posso mettermi scarpe diverse. Purtroppo io non posso. Mi sono questa qua, me la sono comprata per il matrimonio. Se voi la vedete è molto bella, comoda. Io me la sono misurata, sono comodissima. Io poi ho il problema della pianta del piede largo e quella dei cinesi mi stringe sempre qua, perché devi questa scarpa più c'ha solo le scarpe e perciò trovi scarpe adatte. Poi già la suola si vede, guardate, io non è perché sono fissata le scarpe di marca, però
potete vedere la differenza, che davanti quasi quasi sembra uguale, quasi quasi. Questa del cinese, questa di scarpa piuma, si vede la differenza tra una scarpa e un'altra, eh? Qua sotto, guardate com'è fatta questa e questa del cinese. Questa è tutta plastica, si vede. Questa è di cuoio, si vede. Guardate la differenza tra la scarpa più e la scarpa del cinese. Ciò non è perché io mi piacciono più, ma io perché devo stare comoda. Devo stare comoda e me le devo portare. Non posso mettermi tutte alla Adidas perché a me mi fanno male le scarpe. Come pure le mutande, i pedalini e il reggiseno. Io non me lo posso comprare né su Shein né dai cinesi. Devo comprare o da OVS o da una marca tedesca. Non posso comprare a cinese. Comunque, questa qua me la sono comprata per il matrimonio. Sono super comodissime, sono larghe qua di pianta di piede e sono bellissime. Neanche costano tanto. Questa costa la 41 e costa 24,90 euro e sono sicura che è di materiale buono e non mi fa male. Pure queste qua, prima da farvi vedere come sono le scarpe, l'ho pagata 24,90 euro. Fatto, se trovo delle scarpe comode che costano poco, me le compro due paglia. Veramente me l'avrò comprata una per matrimonio e una per mettermeli subito, però mo c'è stata la comunione a giugno e vado, mi faccio queste qua. Queste sono scarpe italiane, per esempio, quella lì non lo so, ma queste sono scarpe italiane, loro vanno proprio, le controllano, super controllate per essere precise. Queste pure sono molto comode, vedete, guarda la cosa, io ho 41 di piede perché io ho 39-40 così, però io voglio scarpe morbide, comode. Guardate questo, che materiale che si vede poi, il materiale si vede che se è buono, è buono, non ci sta niente da fare. Io vi consiglio di andare dalle scarpe buone di marca, che si trovano pure scarpe da poco. Ci stanno scarpe da poco e da tanto. Noi andiamo alla nostra possibilità. Io, vabbè, qualche volta guadagno qualche soldino su YouTube e mi soddisfazione nel mettermi queste cose, ve lo dico, perché se no non le potrei comprare quei soldi di Verino. Però con i miei soldi così di YouTube me li so comprati, non l'ho finiti perché 70 euro non ci fai tanto. Ok. Ti sento l'odore, buonissimo. Questa me la sono comprata per la comunione. E mi metto un paio di pantaloni a righe con una maglietta nera. Quest'altra invece mi metto il vestito che vi ho fatto vedere su Shein. Ok, io mo sono sicura che ci saranno critiche o si scancelleranno perché tanto ormai lo so. Però io vi dico, chi si scancella, si mette, non mi vuole bene. È così. Qua c'è lo scontrino, vi faccio vedere quanto ho speso. Due paia di scarpe. Non lo so, c'è pure. Ah, 22% di sconto. No, l'IVA. Vedi, 24,90 euro più 24,90 euro, 49,90 euro, 80. Ecco, ora vi faccio vedere se si vede, se non so se si vede. Si è piegato, però non è il momento che la fotocamera va messa a fuoco.
Io non guadagno tanto perché voi vedete quante visualizzazioni ho, però io con i pochi centesimi che mi guadagno qua mi compro le cose che Guerrino non potrebbe prendermi e io mi compro le cose buone perché io ho problemi di piedi e devo portare le Nike pure. Scarpe da tennis, mi porto le Nike e i pedalini porto quelli da OVS. Purtroppo devo mettermi queste cose così, perché se no non potrei camminare, non potrei portare questi strumenti così. Invece i vestiti, i pantaloni, magliette me le posso comprare su Shein. Però come scarpe, pedalini, mutande, reggiseno, le devo comprare di marca. Purtroppo io non riesco a portare altre cose e non posso andare in giro nuda. Per forza mi devo mettere le scarpe. E scarpe con le cose. E vabbè, no, mi sono comprato questi due paio di scarpe, l'ho provate, li porto benissimo, sto benissimo con le scarpe. E mo quest'estate quando mi sono comprato il vestitino, quando me lo metto, faccio i vlog, vedete quando porto le scarpe, vedete? Io adesso vi posso lasciare perché finito pure questo video. Ciao, al prossimo video!